I mezzi a sirene spiegate partono in continuazione dal comando provinciale dei vigili del fuoco di via Genova a Roma, mentre la sala operativa monitora le operazioni sul territorio. Solamente abbiamo un incendio di vegetazione. Colore giallo, rischio medio per la giornata, recita il bollettino quotidiano sugli incendi per l'area metropolitana di Roma, dove gli interventi in questa stagione rovente sono raddoppiati rispetto allo scorso anno. Siamo in un periodo di elevata pericolosità per il rischio di incendi boschivi e stiamo lavorando su una media di 200-250 interventi al giorno. La metà sono chiamate per incendi di sterpaglie e di bosco, triplicati rispetto allo stesso periodo del 2021, i roghi scoppiati in tutta la regione, dicono i dati della Protezione Civile. 750 dal 15 giugno al 3 luglio, di questi 380 nella sola provincia romana. L'accordo firmato tra Ministero dell'Interno, Regione Lazio e Vigili del Fuoco mira proprio a potenziare la macchina operativa. 12 squadre di pompieri e 16 direttori delle operazioni di spegnimento supporteranno i volontari sul campo. Nel territorio della capitale però a rendere le operazioni di soccorso ancora più complicate sono gli idranti a secco per la mancanza di manutenzione, fondamentali per l'approvvigionamento delle autobotti. In questo momento il numero di idranti fuori uso possiamo stimarlo in un 10% della rete effettiva. Non solo la mano dei piromani, dietro il fuoco anche la negligenza del singolo. Nascono a volte da piccoli inneschi che possono essere anche di natura accidentale, dalle semplici sigarette, ma così come il lasciare delle braci accese, dalle semplici marmitte catalitiche che sono vicine a vegetazione secca.